Hola Luchadores e posteggiatori di dirigibili, ben ritrovati dal vostro Silver e dal Cavalier Silverius. Eccoci qui da Cavaliere uno stregone, minchia, con una splendida calzamaglia modello ok. E va bene, dobbiamo andare a Stred, non volevo cadere in discorsi un po' promiscui. Allora, abbiamo deciso di andare a recuperare quello che ci siamo lasciati indietro, sia la parte di Stred e soprattutto la parte con i passaggini segreti lì sotto. Sai fare anche tu i passetti all'indietro, che carino, fottiti, cretino. Allora, qui dovrebbe esserci mummietta. Ok. No, no! Dicesi botta di culo con fischio. E questi da dove arrivano? Non c'erano l'altra volta? Non avevano spaccato i boccioni? Bravi, bravi, vantatevi di tutto ciò. Ammazza quante lanterne che ci sono in giro, eh. Allora, una buona tattica del Sil... Scusate la domanda, ma... Ah, ok, no, stavo dicendo, perché ho 30 frecce dell'anima migliorata, se me ne segnava 31, giustamente, era la freccia dell'anima che erano 31. Vabbè, scusate, niente, piccola svista. Allora, che strana illuminazione, molto più diurna rispetto a quella offerta dalla prima esperienza di gioco. Ecco, così facendo, questo punto del gioco è una pacchia per somari, veramente... Senza ritegno alcuno, non vogliatene, ma loro sono davvero odiosi. Bene, Strayed, eccoci qua, il personaggio preferito dal Silver. Prima di tutto, la mia stanza preferita. Ok, grazie. E vediamo se possiamo anche già ottenere qualcosa da lui. Usare un ramo di rosmarino? Assolutamente sì. Ciao bell'uomo! Com'è? Com'è butta? Allora, appiccia il falò in primis, che non si sa mai cosa possa succedere. Allora. È esagerato col Viagra e birbone! Una specie di stregone errante, eh? I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. A me sei mancato, a dire la verità, però non lo puoi sapere. Ok. Very good. Cursed one. Weak you may be. Grazie. Allora, apprendi i gesti. Yeah. Acquisto oggetto, vediamo un po' cosa aveva lui che... Ah, l'aga per ring, giusto? Ok, intanto diciamo che non ci interessa. Questo intanto non ci interessa. Questo intanto non ci interessa. E questo intanto tecnicamente non ci interessano. Però io non ho proprio il coraggio di dirglielo. Non sono poi così convinto che luce non ci interessi, tenendo conto che comunque sia le torce non hanno una durata infinita, mi sa che luce può essere una scelta assennata. E poi qualcosa dobbiamo comprare, se no mica quel ragazzino si offenda, vero? Ok, vediamo un po' cosa possiamo prendere già di utile da lui. Di quello che c'è qui, per quanto mi ricordi, non avevo comprato praticamente una secchia, se non... No, non c'era niente che effettivamente io avessi usato. Vediamo delle magie. Ok, la useremo fra 2 eoni e mezzo, però ok. Non mi ricordo se dobbiamo riparlargli per ottenere il suo set o bisogna comunque no, i dialoghi sono sempre gli stessi, giustamente non hanno aggiunto una secchia a lui. Niente, ne riparleremo poi più avanti. Ok, ora facciamo questo. Tac. Tac. Ok. Perfetto. Che
ma poi finiremo col colpire strade e uccidere l'NPC accidentalmente. Ok. No, mi sa che dobbiamo spendere molto di più per ottenere qualche vantaggio dal buon Strade, che ci darà un set stupendevole e con parti molto utili. No, porca Eva! Mannaggia l'imbecille di gomma che sono! Vabbè. Se volete provare l'esperienza di morire in modo stupido, fate come il Silver. Dimenticatevi della muvia che vi arriva alle spalle, puttanazza di quella Eva. Fortuna che abbiamo acceso il falò. Però adesso dobbiamo ripulire la stanza nuovamente. Benissimo. Non starò ad attivare giustamente l'effigie umana ora, perché tanto non dobbiamo battere il boss della zona, quindi non ci serve vedere se ci sono NPC sparsi in giro. Il molo l'abbiamo superato, che ci crediate o no. Ok. Perfetto. E poi non ho scusanti, perché avendo anche oltretutto le stregominchierie, bastava fare così e fare così e già due ce le eravamo bellamente levati dalle biglie. Ma non ho ben capito da dove cavolo arriva quella che arriva alle spalle. Ah, ok, c'è qui una bocciofila, eh. Bravo, bravo, basta. Ok, lasciate che il Silver si tolga uno sfizio un secondo attimo, anche perché in primis voglio fare così, perché è pur sempre bella questa porta, mi piace. So che serve giusto per non cascare nella trappola di spalle delle mummie, e infatti in questo titolo, cioè in questa edizione, ha quasi più senso che se noi lasciamo aperta la possibilità di passare dal davanti, ci togliamo un po' dalle pigne la cosa delle mummie che ci arrivano alle spalle, quando noi possiamo arrivare alle loro spalle. Vabbè, l'ho detto in maniera contorta, ma vi giuro che il concetto era semplice. Ok, perfetto. Allora, adesso rimettiamo un attimino lo scudiscio e andiamo a vedere cosa ci attende di qua. Io mi domando se l'item che c'è nascosto lì è ancora lo stesso. Perché devo essere sempre così stupido di dimenticarmi che ho l'arma infuocata? Perché? Perché? Va bene, mi consolo. Vedo che c'è altra gente stupida. Vedo la gente non morta. Ah, questa era carina, davvero. Mi faccio i complimenti postdatati da solo. Ah, ok, dicevo, mi ricordo che non ci fosse più nessuno qua in mezzo. Non era credibile. Aspetta, che non ci sono. Insomma, chi è che li sta ammazzando in maniera inconsulta facendole esplodere? Esplodono da sole? Sono a tempo? Indeterminato, fra l'altro. Ok, ero convinto ci fosse qualcosa lì sopra. Oh! Ah no, ok, me lo dimenticavo che questo corridoio è composto da due muri segreti e dalla convinzione che ci sia qualcos'altro in giro. Ok, e l'altro è qui. Dovremmo essere più o meno dalle parti di quel balestriere stronzissimo che ci dava tanto. Non vogliatemene, non è per cattiveria, ma che palle, perché dobbiamo essere perseguitati dai perseguitatori? Io prima di combattere con te vorrei anche cercare di capire quanto cacchio di danno. No! Stupido, 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 stupido Silver. Non avevo mai notato le testoline nell'armatura del persecutore. Che figata! Ci sono mai state le testoline nell'armatura del persecutore? Oh! Dobbiamo rifarceli tutti un'altra volta. Va bene. Ok, faremo alla svelta. Ora è tutto più sciallo. Pian piano. Per fortuna che non ho sprecato l'effigie umana, perché già sono vergognevole di mio
se puoi sprecarti anche la roba. Ok, voilà. Per fortuna che abbiamo l'elmetto che aumenta il drop rate in generale, perché altrimenti sapete che penuria. Ok, bravissimo. Accetta, sì, accetto, grazie. Perfetto. Scacciati del padrone. Ok. Tu capo là in fondo, se devi esplodere esplodi, mi raccomando. Ok. Spada tutto, tanto le armi qui durano un'infinità. Qua non c'era nulla, vero? Sì, porta, tua sorella porta. Non ti dico dove la devi portare. Vabbè, sarei stato indelicato, lo so. Allora, visto che comunque sia, quindi cioè... che cosa divertente, vero? No, 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 non ti ci provare, sa. Ma porca! Sì. Direi che potresti anche andarmo riammazzato di brutta maniera, grazie. Apprezzo molto il fatto che poi scompari e poi non ritorni più. Sì, è da fifoni, ma perché continuare a morire se possiamo evitarlo? Giusto? Giusto. Bravo, grazie. Allora, prima di tutto facciamo fuori te perché mi stavi proprio pesantemente sugli ammonicoli. Ok. Quello là sotto non ci ha notati. Questi poi esploderanno di loro con calma. Artiglio fortificato. Basta, basta, basta. Ok, equipaggiamento. Non me ne frega niente dell'anello della Clorantia a sto punto, ma questo diventa l'anello più importante di tutto il gioco. Allora, sì, goduria. Dovrebbe raddoppiare addirittura la durabilità delle armi. Ma allora sono stupido come un tombino, ma perché? Perché? Mamma! Mamma, perché mi hai fatto così stupido? Ah, ok. È meglio che non lo sappiate. Io l'ho appena scoperto, mi è stato cavato un dubbio e per l'ennesima volta mi vedete riaffrontare la stessa cosa, perché giustamente io devo scoprire se gli item che posso raggiungere sono sempre gli stessi o se qualcosa è stato riposizionato, perché sapete, rinunciare a qualche sorpresa interessante, anche perché poi dobbiamo scendere da basso da MacDuff per farci dare delle bellissime, dei bellissimi pezzi di titanite per tirar su un attimino il danno delle armi una volta potenziate. Allora, vieni qua. Tra l'altro potrei anche elettrificare come buff fisso anche l'accetta, visto che come cosa rende abbastanza. Vabbè, vediamo, adesso decideremo tutto insieme appassionatamente. Nel frattempo, come al solito, stiamo farmando involontariamente. Ok, tu esploditore di esplosione, sei pregato di esplodertela. Grazie, a buon rendere. Ok, tu non dovevi esplodere. Oh certo, come no. Sono piccole soddisfazioni. Adesso facciamo ricomparire e riscomparire il persecutore. Ciao. Salve. Buongiorno. Prima però mi voglio levare una soddisfazione mia, personale, che consisteva nel vedere quanto cazzo di danno gli facciamo. Ma sì, benissimo. Ho tantissima voglia di combatterlo. Ciao. Guarda. Va bene. Ok, fino qui ci siamo arrivati. Lui nel frattempo scomparirà, ci lascerà in pace, benissimo. Noi andiamo tranquillamente e sobriamente a recuperare le nostre animelle e cerchiamo di non cadere. Al prossimo video saliremo da quella parte per andare sul muretto di là e recuperare gli item che tanto ci interessano. Ciao fanciulini cari, al prossimo video dal vostro Silver. Ciao ciao!